Benvenuti ad Astrofisica per Tutti. Continuiamo il nostro cammino esplorando le domande che ci vengono in mente e che possono essere risolte con il concetto di velocità di fuga. Nella prima puntata abbiamo visto come applicarla alla Terra, poi ci siamo spinti ad applicarla al Sole. Nel nostro calcolo, un po' a ordine di grandezza, avevamo trovato di aspettarci dalla fotosfera solare una velocità di fuga dell'ordine di 10 alla 5,5 metri al secondo, che avevamo arrotondato a circa 10 alla 6 metri al secondo, ovvero circa 1000 km al secondo. Se avete fatto il calcolo corretto o avete un po' barato, avete cercato la soluzione su Wikipedia, avrete visto sicuramente che la velocità di fuga dal Sole è dell'ordine di 617 km al secondo, che effettivamente non è troppo lontano dal calcolo mentale che avevamo fatto noi in precedenza. Ora andiamo più avanti e cominciamo a farci domande un po' più smaliziate. Visto che la relazione della velocità di fuga vale sempre e comunque e per qualsiasi corpo, per qualsiasi oggetto, l'abbiamo calcolata per la Terra, ho detto di calcolarla per la Luna, l'abbiamo calcolata insieme per il Sole, adesso spingiamoci un po' oltre, calcoliamola per oggetti un po' più esotici. Per esempio, cominciamo a calcolarla per quegli oggetti che vi ho anticipato l'altra volta, che sono chiamate nane bianche, white dwarf in inglese. Le nane bianche sono oggetti molto compatti e sono ciò che resta del nucleo delle stelle giunte alla fine della propria vita con massa simile o poco superiore a quella del Sole, inferiore circa 8 volte la massa del Sole. Al termine della loro vita queste stelle hanno un nucleo molto denso, praticamente collassato e spento, e gli strati esterni vengono espulsi. Dopo qualche decina di migliaia di anni il nucleo nudo, l'ex nucleo della stella, viene alla luce come una nana bianca, un oggetto caldissimo che però non produce più energia ma emette solamente l'energia raccolta negli anni in cui produceva il sostentamento per tutta la stella. Le nane bianche quindi sono una specie di tizzoni ardenti che aspettano solo di raffreddarsi naturalmente con i tempi dell'universo. Magari, visto che vi ho stuzzicato la curiosità, un giorno calcoleremo quanto tempo ci mette una nana bianca a raffreddarsi nel vuoto dello spazio. Pensateci intanto, magari farò una lezione a proposito. Comunque, quello che ora ci interessa è calcolare la velocità di fuga delle nane bianche. Vi ho anticipato che le nane bianche sono curiose non solo dal punto di vista astrofisico, ma anche probabilmente dal punto di vista economico, perché sono fatte per gran parte da carbonio sottoposto a enormi pressioni, ovvero diamante. Un giorno magari, andando su, cercando una nana bianca raffreddata, gli uomini del futuro potrebbero pensare di andare lì, prendersi un bel pezzo di diamante e riportarlo sulla Terra e venderlo e farci tanti soldi. È una cosa inconcepibile, però uno potrebbe dire, ma intanto pensiamoci, che razzo mi servirebbe, che potenza mi servirebbe per lasciare la superficie di una nana bianca una volta che sono riuscito, non si sa come, ad atterrarci? Semplicissimo, le nane bianche sono oggetti che hanno più o meno la massa del Sole, spesso sono un pochino inferiori, siamo nell'ordine, tipicamente le nane bianche che derivano dalle stelle come il Sole hanno masse dell'ordine di 0,5-0,6 masse solari, ma noi per i nostri calcoli possiamo usare tranquillamente la massa del Sole o addirittura dimezzarla, così ci viene anche più semplice. Guardate, infatti, guardate, la massa della nostra nana bianca è circa mezza massa solare, ovvero arrotondato 10 alla 30 kg. Così i conti vengono molto meglio. Il raggio delle nane bianche tipico è dell'ordine del raggio della Terra. Quant'è il raggio della Terra? Ma siamo nell'ordine di 6,5 per 10 alla 3 km. Trasformando in metri è 6,5 per 10 alla 6 metri. Se siamo un po' più smaliziati nell'uso della formula, magari ricordiamo qualche concetto dell'analisi matematica, sappiamo già a cosa andiamo incontro. Il numeratore è enorme, perché c'è una massa solare praticamente. Il denominatore, questa volta, contrariamente al caso del Sole, è molto più piccolo.
Quindi cosa succede? Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che il valore della velocità di fuga, che è fatto da una frazione, non consideriamo la radice quadrata, però è fatto da una frazione in cui il numeratore è grande, il denominatore è piccolo, venga enorme. Ma enorme probabilmente diverse decine di volte di più di quanto avevamo calcolato per il Sole o addirittura per la Terra, con cui non c'è naturalmente paragone. Beh, vediamo allora di calcolarla. La velocità di fuga della nostra nana bianca, dalla superficie della nostra nana bianca, è uguale alla radice quadrata di questo 2 che possiamo mettere o non mettere, ma 6,67 per 10 alla meno 11, unità di misura, per la massa della nana bianca, mezza massa solare, 10 alla 30 kg, diviso il raggio della nana bianca, di un raggio terrestre, 6,5 per 10 alla 6 metri. Quanto ci aspettiamo che venga questo risultato? Di nuovo, conto facile, conto della serva. 2 per 6,5, più o meno 6,5, fa 13, 13 diviso 6,5, di nuovo fa 2. Quindi i coefficienti ci aspettiamo che vengano 2 per 10 alla 30, meno 11, 19, meno 6, 13. Aspettavo che lo faceste voi, non possiamo interagire. Ok, sappiamo che questa sarà la radice di 2 circa 1,4, quindi non è che ci interessi molto, per 10 alla 13 mezzi, di nuovo abbiamo una frazione un po' strana, quindi siamo nell'ordine di 1,4 per 10 alla 6,5, quindi siamo nell'ordine di 5 per 10 alla 6. Giusto? Metri al secondo. Quindi siamo nell'ordine di circa 5 per 10 alla chilometri al secondo sono 3 chilometri al secondo. Ovvero dalla superficie di una nana bianca grande più o meno metà della massa del Sole, la velocità di fuga inizia ad essere dell'ordine di 5.000 km al secondo, contro i 617 esatti dalla superficie della fotosfera del Sole, siamo quasi un ordine di grandezza superiore, cioè 10 volte di più. Per lasciare la superficie di una nana bianca dovremo partire a circa 5-6.000 chilometri al secondo. Allora, non esiste un'astronave in grado di farlo. Ma non esisteva un'astronave in grado di farlo neanche dalla fotosfera del Sole, in realtà. E riusciamo a malapena a staccarci dalla superficie della Terra. Pensate voi, 5.000 chilometri al secondo per lasciare la superficie di una nana bianca. Concludo questa lezione facendovi due domande. E dalla superficie di una stella di neutroni quant'è la velocità di fuga? E andando più oltre, dalla superficie di un buco nero quant'è la velocità di fuga? Beh, lo vedremo la prossima lezione probabilmente, per definizione è uguale alla velocità della luce. E allora potremo però arrivare con il concetto di velocità di fuga a definire cos'è un buco nero. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che vi pongo, e alla quale risponderemo magari nel capitolo dedicato alla gravitazione, è: quanto deve essere forte l'accelerazione di gravità, che io chiamo G generalmente, sulla superficie di una stella di neutroni o di una nana bianca? Piccolo spoiler: l'accelerazione di gravità è data dal rapporto tra la costante di gravitazione universale, la massa dell'oggetto, diviso il raggio al quadrato. Sulla Terra, se facciamo i conti, viene circa 9,81 metri al secondo quadrato. Proviamo a inserire i dati della nostra nana bianca, quindi massa tipicamente solare, raggio tipicamente terrestre. Vediamo che viene fuori e vedremo quindi a quante forze G noi saremo sottoposti una volta atterrati, perché capiremo che probabilmente
lasciare la superficie della nana bianca a 5000 km al secondo sarà l'ultimo dei nostri problemi, perché saremo già stati schiacciati, piallati dalla potentissima accelerazione di gravità. Bene, come vedete l'astrofisica è davvero per tutti, basta semplicemente mettere in moto le rotelle, farsi piacere un po', farsi digerire la matematica, ma non è niente di astruso, perlomeno non adesso, perlomeno non in queste lezioni. Potremo andare a esplorare con le nostre forze tutto quello che ci viene in mente. Non è fantastico questo? Ci vediamo quindi alla prossima lezione.